Tantissima gente, veramente una soddisfazione non solo per il Corsaro Blu ma penso per la città di Catanzaro, per l'assessore Lobello che ha creduto in questo progetto. C'è veramente tantissima gente, ma la cosa bella c'è convivialità, la gente si sta divertendo e veramente, è veramente una bellissima serata. Con la valorizzazione dei prodotti e della gastronomia tipica del territorio. Questa è una cosa straordinaria, Sua Maestà il Morsello, quindi cioè è un prodotto che veramente può essere valorizzato al massimo e questa può essere veramente l'inizio di una lunga serie di iniziative proprio per valorizzare questo prodotto. Ma poi c'è il corteo storico che è anche un'eccellenza della città di Catanzaro, e c'è la banda, ti voglio dire. E basta poco, come ho sempre detto, per realizzare tantissime cose belle. Basta vedere tutta la gente che c'è stasera, cioè basta guardare i volti della gente, quindi si stanno divertendo, stanno mangiando, veramente una bellissima serata. Sì, sicuramente sentito, le festività del Santo Patrono ci appartengono, siamo stati ai noi costretti a rinviarla per maltempo, ma recuperandola in tempi così brevi la cittadinanza ha risposto ugualmente, c'è stata grande emozione, grande stupore con il corteo storico, con la banda musicale dell'Istituto Rossi, ora si prosegue appunto con un po' di animazione il Morsello e domani concluderemo con la serata Azzurro Food, sempre qui in Piazza Prefettura. Con lo stesso format, quindi ci sarà musica da lietare, ci sarà animazione per i bambini, gonfiabili e quant'altro. È chiaro che investire nel centro storico nel periodo estivo è una scommessa, ma credo che quest'anno, grazie alla risposta della cittadinanza, questa scommessa l'abbiamo vinta. Abbiamo accolto questa iniziativa dell'amministrazione, abbiamo deciso di rispondere positivamente a questa sfida, ci ha entusiasmato, abbiamo raggiunto un diametro di 2,05 m e una circonferenza che sfiora i 6 metri. Tutto questo è possibile solo se ci metti cuore e passione e se hai dei validissimi collaboratori come quelli che ci affiancano quotidianamente in azienda.